Sì, lodato Gesù, guardiamoci da un difetto che è la distruzione della carità. Sapete quale? La curiosità. L'Apostolo diceva, non voglio sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. Quindi attendiamo seriamente a noi stessi, perché la curiosità è un difetto che distrugge innanzitutto la carità, ci fa perdere la pace con noi stessi, rompe i vincoli della carità con il prossimo e le conseguenze ognuno lo può misurare, perché chi più e chi meno abbiamo assistito in vita nostra a queste tristi conseguenze della curiosità. Perciò non vogliamo sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. Poi tutto il resto non ci deve importare proprio nulla. Una sola cosa ci deve importare, quella di aver cura di noi e del prossimo nostro. Tutto il resto come se non esistesse affatto per noi. Ero piccino piccino quando la mia bisnonna Lucia mi raccontava tante cose su Padre Pio. Mi parlava delle stimmate, del profumo delle rose, della bilocazione e di tutte le altre cose spiegabili che egli faceva in vita. Era talmente tanta la fede e la devozione di nonna Lucia verso quest'uomo che inevitabilmente fui contagiato anch'io dal fascino, dal carisma e dal mistero che avvolgeva il frate Francesco Forgione da Pietrelcina. Forse dovremmo chiederci perché ci riesce difficile chiamarlo San Pio e perché ogni paese gli dedica una statua. Non è facile dare una risposta, ma una cosa è certa. La presa e l'emozione che questo santo suscita tra la gente non è uguali. San Pio de Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, nasce il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, piccolo comune della Campania, vicino Benevento, da Grazio Forgione e Maria Giuseppa di Nunzio, piccoli proprietari terrieri. Viene chiamato Francesco per la devozione della madre al santo di Assisi. Il 4 settembre dell'anno 1916, all'età di 29 anni, viene mandato a San Giovanni Rotondo, dove vi resterà per il resto della vita, senza fare mai più ritorno a Pietrelcina. Chi non medita è come colui che non si specchia mai. Abbi dolcezza verso il prossimo e umiltà verso Dio. Le spighe alte e più vanitose sono vuote, le spighe basse più umili sono cariche di chicchi. Il perché ha rovinato il mondo. Francesco! 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 Thank you.
like a child and mother. You've learned to be wise with your soul uncovered, and your girl cries eyes, and light, light is your name. Shine on. Signore, in questo mistero sia fatta la tua volontà. Now I'm dreaming, we are flying on a white horse in space to the holy misty mountain, and I look at your face. Have I known thee just this once or long ago? The gypsy Madonna. Signore, perché proprio a me? All my senses, they desire you. Like sea Francesco, Francesco. Broken fences lay like firewood. Tieni nel tuo cuore Gesù Cristo e tutte le croci del mondo ti sembreranno rose. Noi desideriamo alcune volte di essere buoni angeli e trascuriamo di essere buoni uomini. Dio sa mescolare il dolce con l'amaro e converte in premio eterno le pene transitorie della vita. The Gypsy Madonna. La Chiesa Madre è stata ricostruita dopo il terremoto del 1688. In questa chiesa si venera la Madonna della Libera, patrona di Pietrelcina. Qui Padre Pio ha celebrato la sua prima messa solenne, il 14 agosto del 1910, e tante altre nel periodo sacerdotale di Pietrelcina, dal 1910 fino al 1916. Porta Madonnella è una delle due porte di accesso all'antico e suggestivo borgo detto Castello. Una bella edicola in formelle di maiolica, murata al lato della porta, rappresenta San Michele Arcangelo, la Madonna incoronata, Sant'Antonio da Padova. Qui Padre Pio soleva riunirsi in preghiera con gli abitanti del rione Castello per la recita della novena ai tre santi raffigurati. Poco distante dalla casa natale si innalza verso il cielo un'antica struttura che la tradizione popolare ha sempre battezzato col nome di Torretta, perché con molta probabilità faceva parte dell'antico castello baronale distrutto dal sisma del 1688. Sulla sommità della torretta vi è una stanza ristretta, alla quale si accede attraverso una tortuosa e faticosa scala
di 17 scalini, ricavati nella viva roccia. Questa stessa stanzetta vide Padre Pio, studente di teologia, pregare e riposare durante i primi periodi trascorsi nella sua pietrelcina per motivi di salute, dal 1909 al 1910, e vide l'inizio degli scritti epistolari, meravigliosi testimoni della vita spirituale dello stesso Padre Pio. Quando poi l'estrema sofferenza fisica non gli permise il facile accesso alla torretta, si trasferì nella vicina e più confortevole abitazione del fratello Michele, in via Santa Maria degli Angeli, numero 44. Il borgo medievale di Pietrelcina racchiude nel suo dedalo di viuzze, in vico storto valle, le mura della casa natale di Padre Pio. La cucina presenta un'entrata autonoma che dà direttamente sulla strada. In tale vano, numero civico 28, e in quello retrostante, usato in un primo momento come camera da letto dei piccoli della famiglia Forgione e adibito in un secondo momento a sala da pranzo, si consumava un po' tutta la vita domestica del piccolo Francesco. Il focolare riuniva tutta la famiglia nelle lunghe serate invernali. Si discorreva degli affanni dei lavori campestri e si recitava il rosario. Nella camera da letto dei genitori, al numero civico 32, il giorno 25 maggio 1887, alle 5 del pomeriggio, venne alla luce il piccolo Francesco Forgione,
figlio di Grazio, e Maria Giuseppa De Nunzio. Sottostante il pavimento di tale stanza, comunicante con una botola lignea, vi è un locale che veniva adibito a stalle e magazzino, dove trovava posto l'asino con il quale Grazio, il papà di Padre Pio, si recava in campagna a Piana Romana, percorrendo la vecchia strada del Rosario. La chiesa di Sant'Anna è la più antica del paese. È stata per diversi secoli sede parrocchiale e centro della vita religiosa dei pietrelcinesi. In una loggetta affiancata alla chiesa si gode la visione delle dolci colline del Sannio. Bello nella sua semplicità il battistero in pietra e radica, dove fu battezzato Padre Pio. Sotto l'altare di Sant'Anna è posta l'urna contenente le reliquie di un martire, riesumate dalle catacombe romane e trasferite a Pietrelcina nel 1801. La casa materna, sita nel borgo medievale, in via Sant'Anna numero 2, è l'abitazione dei De Nunzio, la famiglia della madre di Padre Pio. È costituita da due vani di discrete dimensioni, una cucina, ove si notano ancora perfettamente conservati mobili e utensili casalinghi. Thank you.
L'altro vano fungeva da magazzino per le derrate alimentari. Vi è ancora conservato un grosso cassone per il grano e il contenitore per l'olio. In questa casa i coniugi Furgione trascorsero il primo anno di matrimonio, durante il quale nacque il primogenito Michele. La casa da sacerdote si trova in via Sant'Anna al numero 44 ed è il piano superiore dell'abitazione materna di Padre Pio. Si compone di tre vani a cui si accede attraverso una breve scalinata. Fu acquistata con i sudati guadagni che Grazio Furgione aveva percepito da emigrante nel continente americano. Vi dimorò per vari anni il fratello di Padre Pio, Michele, che emigrò successivamente in America insieme al padre. Quindi, in assenza del fratello, Padre Pio vi si trasferì abitandovi dal 1910 sino al 1916, allorché lasciò Pietrelcina per Foggia. Nella stessa abitazione dimorò Mary Pyle, figlia spirituale di Padre Pio, durante il suo soggiorno a Pietrelcina, dal 1941 al 1943, per sfuggire alla rappresaglia tedesca. Nella stanza in fondo, Padre Pio dormiva, studiava, pregava, scriveva ai suoi direttori spirituali e soprattutto veniva tentato dal diavolo, con cui sosteneva quelle lotte incredibili, raccontate così realisticamente nelle stesse epistole. Il cammino del Rosario è la stradina di campagna che dal centro abitato porta a Piana Romana. Lungo questa strada, superando un ponticello tra salite e ripide discese, in serena solitudine e recitando il Rosario, Padre Pio, da ragazzo, da studente e anche da sacerdote, si recava alla masseria che la sua famiglia possedeva a Piana Romana. Dopo una buona mezz'ora di cammino per la via del Rosario, si arriva sopra una collina ricca di messi e di vecchi olmi e tra un gruppo di case vi è la masseria dei Furgione. Sono ben conservati il focolare, vari attrezzi di contadini e il pavimento di nuda pietra. Thank you.
Nell'anno 1958 fu costruita una cappella nel posto dove Padre Pio amava raccogliersi in profonda preghiera. Vi si accede per un viale alberato di circa 65 metri, chiuso da un cancello di ferro battuto. Lungo il viale che conduce alla chiesetta di San Francesco è presente un magnifico pozzo in pietra, ottimamente conservato. Fu scavato da zio Grazio sul luogo dietro suggerimento di Padre Pio, ancora adolescente, per accontentare il padre, adirato perché non riusciva a trovare l'acqua. Per la prima volta, il 23 aprile 1961, la campanella posta sulla ventola della facciata fece echeggiare per la collina la sua voce, per chiamare i fedeli delle vicine masserie a messa. All'interno della chiesetta dedicata a San Francesco è conservato l'olmo sotto il quale nel settembre del 1910 Padre Pio ricevette le sacre stimmate. Durante gli anni passati a Pietrelcina per motivi di salute, Padre Pio trascorreva gran parte del tempo alla masseria di Piana Romana per respirare aria pura che giovava i suoi polmoni malati. Quando la calura diventava insopportabile, egli studiava e pregava all'ombra di una capanna di paglia addossata ad un olmo. E proprio a Piana Romana, sotto quell'olmo, ebbero inizio gli strazianti dolori dei segni divini che Padre Pio stesso descrive in una lettera a Padre Spirituale Benedetto da San Marco in Lamis, datata 8 settembre 1911. Ieri sera mi è successa una cosa che non so né spiegare né comprendere. In mezzo alla palma delle mani è apparso un po' di rosso. Questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano sinistra, tanto che dura ancora. Anche sotto i piedi avverto un po' di dolore. Questo fenomeno è quasi da un anno che si va ripetendo. Padre Pio ha convissuto con le stimmate per tutta la sua vita terrena, fino al giorno della sua morte, in cui misteriosamente scomparvero. Un altro ricordo di Piana Romana a cui Padre Pio teneva tanto sono due grosse pietre che gli servivano da panca, molto vicine all'olmo e recintate da rete metallica. Erano il mio seggiolone, diceva, di là vedevo spuntare e calare il sole. Si racconta che un pietrelcinese tentò invano di spostare il seggiolone quando Padre Pio era ancora in vita. È ormai parte integrante e inamovibile di questa terra santa. Thank you.
noi siamo facili a chiedere, ma non a ringraziare. Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere. Se solo stare in piedi dipendesse da noi, non vi staremmo un solo istante. Tanti gli incontri e scontri di Padre Pio con il diavolo, che appare ogni volta con sembianze diverse. Il frate riesce sempre a liberarsi da queste aggressioni, invocando il nome di Gesù. Il bene vince sempre sul male. Alle ore 2:30 del mattino di lunedì 23 settembre 1968, nella cella del convento di San Giovanni Rotondo, Padre Pio lascia la sua vita terrena, consegnandoci uno straordinario messaggio di amore, di pace, di carità. L'opera dei suoi figli spirituali continua in tutto il mondo. La benedizione e il saluto di Padre Pio ci accompagnino sempre nel nostro cammino. Sia lodato Gesù, adesso vi impartisco la benedizione, la più larga da parte di Dio, non solo a voi che mi state ascoltando, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri focolari, alle persone a voi care, ma in modo speciale ai poveri sofferenti. In nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e così sia. Un abbraccio a tutti dal più profondo del mio cuore.